non soffre della crisi del settimo anno, anzi consolida il proprio rapporto con la città, la manifestazione quando Giarre sposa l'amore. Moda, spettacolo e cultura, ancora una volta gli ingredienti vincenti. Due come ogni anno gli appuntamenti in programma. Il premio Un amore di donna, che quest'anno verterà sul tema la Sicilia delle grandi madri, e poi l'atteso spettacolo in Piazza Carmine condotto da due presentatori di razza, Flaminia Belfiore e Salvo La Rosa. È una manifestazione tutta giarrese, una manifestazione fatta da giarrese e per i giarresi. Il primo momento, l'aspetto culturale che verrà tenuto nel Palazzo degli Specchi di Giarre, che è la casa dei giarresi, e quindi vogliamo proprio partire da lì. E lì discuteremo insieme a Marinella Fiume, ad Anna Castiglione e a Fulvia Toscano della Sicilia delle grandi madri. Ecco, tratteremo proprio il discorso della madre, ma partendo dalla nostra grande madre che è la Sicilia, quindi la Sicilia e la sicilianità. E dopodiché ci sposteremo giorno 11 per la festa, per la consegna dei premi, che sarà in Piazza Carmine come tutti gli altri anni. E, una manifestazione che ci prende sempre più, quest'anno sarà arricchita di spettacoli diversi rispetto agli altri anni, sarà ricca anche nei defilé di moda, cercheremo di fare festa, e forse è quello che vuole fare in questo momento Giarre, fare festa, questo è un po' il nostro motto, quello che vogliamo fare è proprio quello di far trascorrere una serata in armonia e in serenità a tutti i giarresi. Una manifestazione che si è sempre contraddistinta per la qualità e la sua sobrietà anche. Eh sì, cerchiamo sempre di fare le cose semplici, e ho sempre detto è un premio dei giarresi e tutti i giarresi devono partecipare, quindi per forza deve essere fatta in una piazza o in un luogo dove è permesso a tutti di intervenire. A testimoniare il valore della manifestazione, la volontà dell'amministrazione comunale di inserire l'evento nel mini cartellone allestito. Grazie all'organizzazione, in particolar modo mi riferisco ad Alfio Polisano, che sin dall'inizio della nostra consiliatura ha voluto incontrarmi per promuovere questa manifestazione, che per me non è una manifestazione ma è un grande evento per la nostra città, un grande evento perché raccoglie tutta una serie di persone che non sono solo di Giarre ma che vengono da tutta la Sicilia, e quindi evidenzia anche in maniera particolare quella che è la nostra Giarre che sta attraversando, è inutile negarlo, un momento molto particolare sia anche da un punto di vista commerciale, e noi vogliamo ripartire da zero, così come qualcuno mi diceva stamattina, e andare avanti a rilanciare questa nostra città così come era negli anni 70-80, dove tutti i comuni vicignori venivano a Giarre a comprare eccetera eccetera. La manifestazione sicuramente non c'è bisogno che io la debba sponsorizzare, perché in questi 7 anni ha dimostrato da sola la vera entità, la classe con cui gli organizzatori tutti, perché Alfio credo che sia anche supportato da una serie di sponsor tecnici, sia arrivato a questo punto. Devo ricordare una cosa molto importante: purtroppo ieri pomeriggio l'impresario Tolomeo, insieme a Antenna Sicilia e Telecorolo, che sponsorizzano l'insieme tour che doveva essere questa sera in Piazza Duomo alle 21:30, per ragioni di meteo siamo costretti a spostarlo questa sera, sempre allo stesso orario però al Palagiare in via Almirante, quindi vi aspetto puntuale, anche perché la trasmissione sarà in diretta su Antenna Sicilia e Telecorolo, e quindi alle 9:30 tutti al Palagiare.